Ascoltatemi un attimo, io quello che voglio dire, semplicemente, no? Con tanta sincerità. Che devo fare? Mi prendo uno da un rivenditore che mi fa tagliando, me la controlla, sa che l'ha fatta e che non ha fatta e mi ha un documento in mano, o da un privato, stesso No, prezzo ma con più rete. rivenditore, ti consiglio il rivenditore per lo stesso prezzo rivenditore. Capito? Questo non è che non voglio, devo prendere un'altra macchina, ma io non posso mettere a spendere 4.000 euro No, per una macchina. vabbè, io ti ho detto, se hai una macchina per arrangiarti, prendila. Mi serve solo per Ti quello. durerà massimo 2 anni, però. Ma Dipende secondo poi quanti chilometri ci fai, me. insomma. Ma Se non secondo me ci fai pure un di. cazzo. Ma pure di più, secondo me. Paffo, 2.000 km all'anno Dipende come faccio. la tratta, frate, all'auto, alla fine. 2.000 km all'anno, allora ti può durare pure 10 anni, cioè. Ma te lo sto dicendo. Allora. Io con la mia ci ho fatto 10 km in 3 mesi. 10.000, Capisco. ovviamente. Io con lo scooter, mo te l'ho detto prima, io gli va a faticare, non è che sono stato sempre a casa. Da gennaio fino a ottobre ho lavorato. Ho il motorino con 2.700 km. Dove lavora Nati è ancora più vicino di dove lavoravo io prima. Poi mo io se prendo adesso la macchina, io dicembre, gennaio, febbraio non lavoro nemmeno, va solo a fatica Nati. Meno male, perché se Capito? no come facevano? E se io vado al lavoro, io c'ho pure un'altra macchina, che è la team, perché io andrò a lavorare nella team. Capito? Questa è la cosa, è il vantaggio. L'auto mi Vabbè, serve sì, per quello Nati sì. per arrangiare. Poi quando muore, muore, sti cazzo. Poi ci spiso 2.000 euro, non ci spiso 5.000. Perché a sto punto, tra 2 anni, quando devo cambiare l'auto, sono nelle condizioni per comprarmi un'auto che dico io. Perché io mo c'ho da pagare troppe rate. Noi teniamo 9 rate. E mo posso mettere a cattamacchina 2.000 euro. Perché se basta che un mese, non fatica mettere due, perdiamo 1.850 al mese. Ora, fino ad aprile, noi siamo pieni di rate. A aprile abbiamo solo 2 rate, uno è lo scooter. Lo scooter poi lo finisco di pagare. Quando l'ho finito di pagare, dico ok, voglio comprare una macchina seria. Può essere pure che lo scooter me lo rivendo. Comunque il mio scooter su 2.000 euro vale, che ha un anno di vita. Dipende la macchina da 5.000 euro in su, sì. Eh sì, mi prendo una macchina di 5.000 euro in su usata. Quando poi quella là, alla grande punto, muore, la rottamo e mi accatta una macchina a rate, una buona, Ah, una nuova. non morirà mai Sì, quell'auto. ovvio. Ma io per forza, Ma che devo fare? Sono nelle no, condizioni che non so che fare. O mi prendo. vabbè, quella ci sta, ci sta. Se è tutta revisionata e Poi tutto, me la fa pure prendi. provare. Io gli ho detto, guarda, vado a fiducia. Ma perché già cioè, a Porto Guardo che è lontana, è la zona di Venezia. È lontana. Chi mi ha detto, no, devi provarla. Noi non E chi diamo dà auto poi? senza prova. Te la senti tu di fatto quel tragitto? No, mo sto vedendo come fare con un passaggio. Se vuoi, te vengo io, dai. E come viene tu? Andiamo insieme. E tu non dirà mai che. Ecco, treno, come vuoi? Ah, vuoi la macchina tu? Con 2 macchine. Scusa, hai sempre portato la No, macchina. no, no, mi ha detto che poi me la porta lui qui. Senza Ah? pagare niente. Mi chiede 1.900, tagliando, revisione, auto Ah, e te mi la porta pure porta qui. la macchina Ah, pensavo che da lì te la dovevi, cioè dovevi in casa. No, portarla no, devo qua. solo provarla perché lui ha detto la devi provare. Perché io non do l'auto senza che quella persona l'ha Scusa, vai con il provata. treno. No, ma Ti forse. Quanto conviene? tempo? Vuole non porti un'auto. Wow, fra una cifra. Io penso che ci sia qualcuno, secondo me. Infatti Vabbè, crescevo, tanto insomma. la devi provare. Ma intanto la prendo. Poi quando ho la macchina qua, vado a scuola guida, mi pago un paio di guide. Andati good boy, frate, come porta la Oh, macchina. che cazzo, ma ricordo Vabbè, è manco quando normale, parlo più. ma chiunque, chi no, non porta la macchina da anni, è normale, come pure mo, per 2 o 3 anni non porto il furgone, è normale che non è che non lo saprò portare, però è normale che all'inizio trovi difficoltà. Oh, ma io Su queste probabilmente se cose. entro in una macchina mi ricordo, ma non è che non so accendere, abbassare la No, vabbè, tensione. mica sto dicendo quello, ovviamente Proprio mi viene l'ansia, capito? più sulle manovre. Vabbè, le manovre, sì, vabbè, queste sì, frecce, Su guidare sanno guida la tutte, di marcia, manovre. Vaglio, siete pronti? Startiamo il server. Vai. Ah, 10 minuti Start di freccia. Anche server. se io dovrei mangiare, però. E mangia. Aglio, olio, No, no, abbiamo peperoncino, fatto la vino spesa. bianco. Cazzo. Dai, ci vediamo nel server, ragazzi. Mo Ah, Maurizio, quando mi è utilizzo. arrivata disoccupazione 60 euro. Overa? Buono, vai. Sei serio? Ho messo su Betfrag e li ho persi già tu. Vabbè, Vabbè, sta sì, ci trollando. hai provato. Sta scherzando, sicuro. No, No, li ho secondo me prelevati già. veramente ha preso Scommetto, ci scommetto. 60 No, li ho euro. prelevati. È bene, ho preso 60 euro. Se vuoi ti faccio vedere. Veramente, se c'è. Ti crediamo, 60 euro di disoccupazione. Vai, ma stai piando per culo, non ci credo. Se vuoi ti faccio vedere.
Mandami una foto, mi muto che entriamo nel senso, che ne non ci credo. Ma non è tutto, ovviamente, è solo che mi hanno pagato solo questi. Vabbè. Bella questa app della che sta morendo. Ma perché ogni volta che te la sento server muore? Wow, bello fucile che tengo. Riesco a entrare nella mia app? A me ancora non è arrivata né disoccupazione. Disoccupazione. Niente ancora. Chiquita. Mo Ma chi ha invitato sti cose qua? Ma non fa danno sta spada. Ma che cazzo fai? Ben, mi senti? Io no. Ora ti sento, ok. Ben, buongiorno, c'ho un regalo per lei, tieni. Ah, signor Ben, venga, venga a prendere subito lo stipendio, lo prendiamo in due, subito, veloce. Facciamo subito le cose belle e chiare. Oh, baffo, ma miseria l'hanno data, mamma mia. Io mo lunedì o martedì mi arrivano i soldi. Spero che non mi truffano. Guarda, immagino sto a cattare una macchina e maranno TFR, che disoccupazione. Guarda, io mi vengo in infarto. Allora, signor Ben. Lo so, ma me le faccio perché è giusto. Allora, signor Ben, lei deve avere 60 di stipendio. Ah, mi viene da sempre da Sempre 30, sì, giusto. Tieni. Tasse pagate, fa tutte cose. Era 70 lo stipendio, 60, però vabbè. Come si dice? Morto un papa, se ne fa un altro. Devo prendere il mio stipendio, 60, 90. Poi devo prendere lo stipendio di Nati, che quindi è 70. Devo pagare le tartarughe di Nati. dopo però perché devo Stai fare zitta, fammi concentrare. 15, 30, 55, 65, 75, 85, 90 di tasse. Sì, Doge, ma Shrukas. lei mi sta dicendo che una donna prende più di me. Sì. No, prendi i tuoi stessi soldi. Che cazzo stai dicendo? Allora, stipendi pagati. Carlos, amici e Donald Red. Perfetto. Già abbiamo fatto, abbiamo pagato tutte e tre le tasse. Così ci siamo tolti dalle palle noi tre. Carlo, Donald Red, Samiki 12. Un pagliaccio. Ah, Salve, aspetta che l'ho mutato. Salve. è mutato. Salve. Mutato. Sei tu che mi hai mutato, Io coglione. non ho mutato. Mi dice che mi dice che mi ha mutato Mi lui. senti? Daniel, Daniel, mi senti tu? Un Dai, mi attimo, senti? sono morto. Aspetta. È proprio stronzo. Ok, un attimo un po' si Fatto! sorda. Sembrava una persona. Fammi vedere se ho preso i soldi nell'attività, se ho guadagnato soldi durante questi giorni. No, nessuno compra, eh. Ma c'è poco vattene, poche gente. No, di stasera ti porto a cena se apro un ristorante. A me non è giochi, posso permetterlo. Povero Master Tiranno che è bloccato ancora qui. Ma Nati, tremo belli soldi a sti pat.
Però non siamo quelli più ricchi. 90 cazzo di cibo abbiamo. Ma lo stai mangiando almeno un attimo il cibo qua dentro. Fammi caricare le patate di questa giornata. Chiuso la cassa dei soldi. Quanti soldi abbiamo? No. Ah, non siamo messi così male. Siamo poverelli. Perché rispetto agli altri almeno uso i soldi. Me conservo. Non me devo portare da tomba. Tasse pagate. Che mal di testa. Salve. Salve. Buongiorno. Che è successo? Buongiorno. Ti fa male la testa? Appena naufragato. Da dove vieni? Che ci fai nella nostra città? Dal mare. Ma chi sei? Dal mare. Se lo sapessi. Oh, Simon, Simon, vieni qua. Gloria. C'è uno sconosciuto. Ah. Prendi l'arma. Ah, l'ultima cosa che mi ricordo era che sono arrivati dei tipi vestiti da pirati e ci hanno attaccato. Stavo vendendo specie, ah, penso. Puoi posare l'arma, puoi posare l'arma. Quindi sei un civile, pensavo fossi un pirata. Boh, non mi ricordo in questo momento, c'ho proprio un vuoto di memoria. Va bene, ma allora, senti, tranquillo, qui sì. Non ti facciamo del male, scusami per il fucilozzo in faccia, ma era per precauzione, siamo stati attaccati spesso dai pirati. Quindi per sicurezza abbiamo preferito agire di conseguenza, capisci? Comunque fai una cosa, vieni con noi, tranquillo. Vieni. Beh, comunque, benvenuto Osiris, signore. Come la posso Grazie. Chiamare? Dammi tu il nome, che io non me lo ricordo neanche quello. Allora, io mi chiamo Matteo. Lui invece è Simon. Lui è un arabo, viene dall'Arabia. Che bastardo che mi ha sparato. E lui è Felipe, invece. Ciao, ragazzi. Perché salve. Comunque, vieni a comune, vieni a comune. Ragazzi, aspettate, fatelo passare. È stato attaccato, da come ha detto, è stato attaccato dai pirati e la sua nave è stata distrutta. E ha battuto la testa, vieni, chi vieni. È quello? Doge, chi è quello là, sul ponte? Chi è? Un altro sconosciuto. Controlla un attimo, vieni di qua tu. Ah, il mostro! Ah, no, è scogna. Vieni, vieni. Come ti senti adesso, meglio? Va bene, non ti preoccupare. Allora, facciamo una cosa. Lei vuole soggiare in questa città? Vabbè, capisci? Non è che ho molto, non ho niente. Aspetta, fammelo sparire dalla scena. Scusami, è un problema tecnico, devo risolvere. Salve. Salve. Ciao, signor Sora. Sora, lui è stato attaccato dai pirati. Ah, dove? Quando? Eh sì, Ben qua. C'è stato un attacco dei pirati verso le coste. Lui è stato naufragato qui. Ciao, salve, ma chi è lei? Qui è quest'altro. È un nuovo sì, cittadino, è sbarcato. Ciao. Allora, venite Ciao, un attimo tutti e due. Allora, poliziotti, controllate le coste, fate attenzione. Voi due venite con me, dai, venite qui, che parliamo in privato. Ok. Venite, questa è la mia stanza. Allora, se leggi Doge è normale perché sei sbarcato in una serenissima repubblica di Osiris. Non so leggere. Come non so leggere? No. Vabbè, comunque c'è scritto D-O-G-E, ok? Che significa però Doge. Potrebbe anche se c'è scritto Room o altro. Oh, Zedrix! Ma che se fa quell'altro? Quell'altro è... Hai battuto tu la testa o lui? E guardalo. È bloccato lì. Aspetta, lo vado a salvare. Ma ci sei? Morto. Sì, ci sono. Se mi senti, sali il piano di sopra. Venga, venga, nel mio ufficio, venga. Allora. Salve, comunque, salve. Venga qua, mi siedo sulla mia sedia. Salve a tutti e due, ragazzi. Allora, raccontatemi un po', tu già mi hai raccontato la tua storia, potresti raccontarmela tu? Intanto tu se riesci un po' a riprendere memoria, ricordare altro, tu sui, parla.
Io ero in viaggio su una zattera per cercare un nuovo posto, come iniziare una nuova vita. Ci Ah, sono stati ok. dei problemi, c'è stato lo scolo Gigi che mi ha dato molti problemi, ma sono riuscito a sbarcare. Però ho una perdita di memoria e vedo un pochettino sfocato, però tutto a posto. È normale, ragazzi, è normale. Signor Felipe, puoi uscire dal mio ufficio? Ma Dopo chi capisco sono questi che qua? Sono fratelli? lei. Sono fratelli, non ti preoccupare, vescovo, non ti Fratelli? preoccupare, sì. Sicuro? Sì. No, non Siete sono. fratelli? In che senso? Lascia di stare, sono battuto la testa, tu gli fai domande strane. E puoi metterti qualcosa indosso che. Presentarti Cioè, sa così. com'è vederla a torso nudo? Felipe? Problema c'è, capo? Felipe, No, non non è siamo nel niente. suo paese, qui c'è un'educazione ai vestiti. Ma ho caldo, capo. Ho capito che fa caldo, però. Ok, E va bene, grazie Felipe. dai. Ah, molto bene. Mamma mia, che velocità a vestirsi. Allora. Che cazzo. Quelli del sud sono così, sono Ma fatti. che pensi tu, io? Allora, ragazzi. Allora, va bene. Intanto vi dico benvenuti alla nostra città. Noi siamo una serenissima repubblica. Ok, non siamo una nazione basata sulla guerra, ma siamo una nazione basata sul commercio, sull'economia e sulla società. Va bene? Quindi qui potete sicuramente sentirvi a casa, non dovete preoccuparvi, ora siete nel posto giusto. Se volete stare qui e volete contribuire alla crescita del nostro paese, potete Una rimanere. cosa me la ricordo. Cosa? Ero bravo a uccidere gli animali. Interessante. Quindi eri un cacciatore, cos'eri? Un macellaio, un cacciatore? No, cucinavo, mi sa. Ah, Carne, cucinavi. basta. E che sei? Un cannibale? No, no, Un no, carnivoro, più no. che altro. Mucca, Ah, circo. ok. Allora, ragazzi, io direi intanto vi faccio un regalo di benvenuto. Vedete qua, ci sono queste casse che sono state abbandonate. Ci sono una, prendi tu e uno prende l'altro. Avete una coordinazione a muovervi insieme? Prendete tutto quello che c'è all'interno. Questo è il regalo per darvi un buon benvenuto. Non è per tutti, sono limitate queste cose. Ok. Allora, comunque niente. Volete quindi unirvi alla nostra città? Noi abbiamo comunque due villaggi. Quale preferireste rimanere? C'è un nuovo Io vorrei villaggio che è in crescita rimanere. in una nostra colonia. E questa invece è la capitale. Devo esplorare. Com'è? Ah! Funziona? Aia. No, non funziona. Ah, venite con me intanto. Vi mostro Stavo un'altra confondendo stanza. le parole. La vedo un po' confusa. Venite qua intanto. Questo, ragazzi, è la stanza del tesoriere. Ok? Qui ci saranno tutti i documenti di ogni singola persona che vive nel nostro paese, che ha diritto ovviamente a tante cose. Allora, prima di tutto partiamo uno alla volta, gentilmente. Chi se la sente per iniziare? Ah, no. Lui. Tu vuoi quindi andare dove vorresti rimanere? Veramente pensavo in esplorazione per l'inizio. Non ho chiesto Così questo, ho un po'. detto. In che senso esplorazione? No, non ho capito. Rimango qui, rimango qui. Ma esplorazione intendevi nel senso preferivi stare nel villaggio, quello là, la colonia? Sicuro, No, 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 è bene qui in capitale. di là c'è Così uno che puoi si chiama usare un Baffo e è pochettino come base. intelligente. No, sì, rimango qui in capitale. Spero che sta bene. Un po'. Sora, dimmi. Boh. Le tasse. Ma le sembra il momento? Le facciamo dopo le tasse. Ah, va Oggi bene. non c'è il tesoriere, mi scusi, è in Va vacanza. bene. Non solo uno viene per pagare le Ah. tasse. Allora, aspetta, mi sono spiegato male forse, ragazzi. Io intendevo, noi abbiamo due città, ok? Qui si fa la registrazione dei documenti. Questa è la capitale, ok? Dove ci sono la maggior parte dei cittadini e dove l'economia è ovviamente più fiorente. L'altro invece è una nostra colonia. Lì ci vive una persona che si chiama Baffo, un altro si chiama Darkova e un altro si chiama Master Tiranno. Loro vivono in quel villaggio e stanno costruendo una comunità. Lì potete andare a vivere se volete, se no potete vivere in realtà anche in capitale. Scegliete il posto. Io scelgo vicino a lei. Ok, quindi in capitale. Allora facciamo una Almeno cosa, mi lei si posso dare chiama? una mano per ricordare qualcosa. Un giorno ricorderò.
Beh, intanto lei può rimanere qui. Se ha qualche ricordo e vuole sbloccare, eccetera, non si preoccupi. Intanto aspetta. Aspetta, e vabbè, ma io infatti quello ho detto con calma, riprende i suoi ricordi. Intanto, mentre non... Intanto mi dà lei un nome. E come la devo chiamare? Omino? Va bene per me. Oppure se vuoi la posso mettere un nome anche più bello. Da forse da persona umana. Omino Me lo dia lei. Rosso. Va bene. Perfetto. Allora, Omino Rosso. Questi sono i... Ho sbagliato chiave, aspettate. Ecco, sbaglio sempre le chiavi, scusate, non sono il tesoriere e faccio un po' fatica. Allora, Omino Rosso, intanto io le registro i suoi documenti. Lei mi ha detto che sarà soggiorna in questo posto. Sì. Ok, perfetto. Lei attualmente non ha nessuna licenza, immagino che lei voglia prima visitare il villaggio e capire effettivamente dove si trova. Se vuole può anche lavorare qui, può trovarsi un lavoro, possiamo aiutarla a trovare lavoro se le interessa. Intanto le do un Ci sarebbe premio. bello uccidere gli animali come facevo un tempo. Quindi Solo intende, le questo che piace voglio. cacciare? Eh sì, ricordo solo questo. Intanto io le dico una cosa, le do la disoccupazione, la disoccupazione, scusami, i sussidi per aiutare. La disoccupazione la prenderò io tra qualche settimana. E niente, questo è il sussidio per iniziare. Non perdere soldi sono molto importanti. Per la casa e l'attività, ovviamente, io le consiglio di aspettare. Comunque, lei no, non ha molti ricordi, la vedo confuso. Se vuole aspettare un attimo qua fuori, dopo l'aiuto, va bene? Intanto parlo con il giovanotto. Allora, giovanotto, ha capito un po' come funziona? Praticamente. Sì, ho capito. Penso che potrei rimanere qui in capitale, se è Ah, non vuole andare. possibile. Aspetta, c'è fuori il rapimo. Non voleva andare da Buffalo. No, volevo venire qui in capitale. Ah, scusami, bro, ho sbagliato persona. Non sei l'altro. È che ho fatto tanti colloqui. Ho sbagliato. Capita. Ok. Mi dica. Ex-re. Non è il momento giusto. Può venire più tardi? Ma. Allora, senti, non c'è il tesoriere e già mi sto rincoglionendo. Grazie mille per la patata. Qui la situazione non è facile da gestire. No, una mano non c'è bisogno. Una mano c'è bisogno, aspetta, dov'è? Vedi quell'uomo ha battuto la testa. Puoi spiegargli un po', fargli fare un giro della città? Ha bisogno di riprendere, guarda, è confuso. Scusa, ma lei ride delle disavventure degli altri? E lei è un ex re, almeno un po' di contegno. Dai, per favore, aiutami. Le Buonasera. Io tasse si pagano più tardi? in realtà volevo chiedere altro, però vabbè. Vabbè, mi dica. Volevo comprare una licenza. Che licenza? Volevo fare anche qualcos'altro oltre a quello che faccio 2 ore, se possibile. Una terza. E lei deve dire cosa vuole fare. Vabbè, quello mi piace girare e scavare, vale? Ah, è Lo posso fare? minatore. Sì, posso Ah, prenderlo. certo che puoi. Venghi un attimo. Allora, mi scusi Zedrix, mi dia un attimo un momento. Comunque, bro, scusami, ti ho scambiato per un'altra persona. Lascia Non si stare. preoccupi. Sono io un Però coglione. una domanda. Come Mi dica. fa a conoscere il mio nome se ancora non mi sono presentato? Ah, ma lei ha il nome e nickname uguale. Vabbè, niente. Io ho letto nickname. Allora, Vale, a sa parte ho detto fuori tutto. RP, quindi non so il tuo nome. Vale, sa tutto, È tranquillo. vero, è vero. Ah, Allora, vedi, ok. quando non c'è tesoriere, questo succede, che mi rincoglionisco, Gesù Cristo. Allora, dove sono i tuoi documenti? Stella. Non è che è tirato a Stella. caso, giuro, vediamo. Stella. Sì, eccolo qui. Devo prendere la chiave 3. Oh, Gesù mio, sta diventando scemo. Tesoriere, ti Vabbè, odio. ormai sono diventata strega, marinaio e adesso divento anche esploratore. Ma aspetta, Quindi. aspetta, aspetta. Ma lei che ceto sociale ha? Lei ha un ceto sociale contadino. Lo sai che devi pagare 100, 200 per avere la licenza? Ce l'ha 200 di rame?
Wow. Ah, a proposito, devo darti lo stipendio da marinaio. Cosa? Cosa da Scusa, come faccio a aumentare il mio ceto sociale? Scusami. Pagando. Okay. 100 monete di rame. E 100 monete per la nuova licenza. Allora, un attimo solo. Facciamo così, guarda. Pago per il ceto lì, come cavolo si chiama. Ah, ok. Allora, 100. E le tasse quant'era? Lei ha solo un negozio, giusto? Sì. Più la casa 5 è 30. 130 mi devi. E signorina, deve un po' lavorare. Ah, e signorina, le 10 pozioni io volevo acquistare, ricordati. Tieni tanto. Mi servono le 100 pozioni per... sai tu cosa, non diciamo in giro quello che facciamo. Mi dici quant'è che non ho contato. E un attimo, lei mi butta i soldi senza contare. Quali servono? Allora, lei mi ha dato 105, mi deve dare altri 25. Scusate ragazzi, siamo un po' occupati. Prima devo finire il signorino. Mettetevi in fila fuori gentilmente, non si entra. Sì, una cosa, ma il naufrago, dovevamo fargli fare un giro, è venuto scoglia. Sì, l'ho portato in giro. Ok, sono 60, 128, 130, signorina. Allora, adesso lei è diventata una cittadina del villaggio e può ha il diritto di avere due licenze di lavoro. Quello là pubblico non conta, quello pubblico sono... Ok, allora ora posso fare il minatore quindi. No, devi comprare la licenza del minatore e l'attività del minatore. Ok. Quindi ti servono un po' di soldi, ma i soldi li farai perché ti ho chiesto. Non possiamo fare scambio con le pozioni, vero? Sì, va bene, accetto. Allora, okay, ti do il terreno 5. Riserve. Ti do la miniera 5x5. Ti do okay, dopo la licenza per le 10 pozioni. Le pozioni. Va bene, aspetto le pozioni. Quali pozioni servono? Allora, aspetta però. Quindi aspetta, registriamo i documenti questa roba. Allora, signore, ti spiego un attimo. Il minatore, rispetto agli altri, c'ha delle cose in più da fare, ok? Ti spiego un attimo. E, allora, lei c'ha strega marina. Allora, questo lo puoi cancellare perché non ci interessa. Strega minatore. Ok. Ma dove sono? Ah, terreno attività 5-5. Lei ha un terreno più miniera 5x5. Quindi io ti sto facendo uno sconto per la licenza e per la miniera. Mi devi portare le pozioni, va bene? Facciamo questo baratto. E in più poi dopo devi aprire anche un 5x5, un'attività per il minatore, per vendere minerali. Ricordasi di questa cosa. Le manca solo quello. Intanto scava, se prende altro rame venga a comprare l'attività, va bene? Allora, quali pozioni le servono? Intanto me le scrivo. Quella per l'acqua. Subacque, quante? Sì, 10. Perfetto. Anzi, fai una cosa. Vabbè, se in mi... realtà dovrei già averle. Facciamo una cosa, dai, le do anche l'attività. Ti do l'attività e il terreno anche, così do anche quello. Me ne fai 20. Mi serve solo qualcuno che vende la redstone e gliele porto subito. Vai da Felipe, Gian Pizza sarebbe. Io non me le ricordo. Ora l'ho detto, Gian Pizza si chiama. Terreno più... Come andiamo qui, come andiamo? È un po' da fare, la signorina ha comprato un sacco di roba. Allora, finalmente torniamo a noi, signor Zedrix, mi scusi, ma questi sono gli affari, quando non c'è il tesoriere è un problema. Allora, quindi lei vuole rimanere... Sì, posso essere sincero con lei? Mi dica. Non farei mai il suo lavoro. Ma infatti nessuno vuole farlo. Senza stressare. Assolutamente. Allora, documenti, Zelix, giusto? Lei si chiama? Sì, esatto. No, Zelix. O sì, Zelix. Zelix. Non è Zetrix, ah, ok. No, Z-E-T-R-I-X. Ok, Zetrix. Ok, signor Zetrix. Ok, mi ascolti. Allora, noi abbiamo qua il suo documento. Lo registriamo un attimo, 2 secondi. Che è la chiave documento 2. Ma fai conto, questo non lo faccio, io lo fa il tesoriere, quindi mi taglia a metà del lavoro. Allora, questo è il suo nuovo documento. Documenti Zetrix. Questi ovviamente rimangono nel comune. Lei, una cosa, le do i soldi
I 30 monete intanto. Ma una domanda: lei vuole già aprirsi attività o preferisce lavorare per gli altri? O che ne so? Ovviamente preferirei lavorare. Beh, essendo che sono anche un ottimo esploratore, stavo pensando che ci fosse qualcosa del genere, una cosa Su qualcosa di esploratore. Allora, noi cerchiamo poliziotti in realtà, stesso il comune. E paghiamo 40 monete a sessione. Se lei sarebbe interessato, saremmo interessati ad avere poliziotti. dove devo andare per provarci? Allora, per provarci adesso ti mando dalla persona giusta che fa queste cose. Un attimo solo, che è proprio qua fuori che sta parlando. Signor Ben? Dica, mi dica. Ah, qui c'è una persona che è interessata a fare il poliziotto perché adora fare le esplorazioni. Eccolo qua, il signor Zetrix. Già sei iscritto Ah, Zetrix. al nostro esercito, quindi. Io Bene, un poliziotto in più fa sempre bene qui. ho già spiegato lo Che c'è stipendio. Una Zetrix? cosa gli spieghi tu dove è la stazione di polizia, gli spieghi effettivamente tutto quello che fa il suo ruolo, come funziona e spiegaglielo bene, gentilmente. Allora, Zedrix, ti auguro buona fortuna. Ci vediamo sicuramente in giro. Qualsiasi cosa, lei può venire al comune per qualsiasi tipo di informazione e per qualsiasi cosa, va bene? La ringrazio, Le auguro grazie. una buona giornata e le auguro un bel benvenuto alla Serenissima Repubblica di Osiris. Grazie Aspetta, bro, aspetta. Allora, stipendi pagati. Stella. Oh Gesù Cristo mio. Ah no, sto diventando un coglione. Tasse pagate, stella. Cosa? Dobbiamo partecipare a quella sta, ok? L'asta la Ma facciamo un po' più tardi. sì, ok. Deve per forza prendere per l'altro subito oppure? Okay. Per l'altro lavoro deve prendere, deve subito avanzare oppure? Ah, dici se è comprare subito la licenza. A sto punto è meglio comprarla subito e paga anche le tasse visto che sei qui. Di quanto Allora, sono? dov'è il tuo libro? Ciubecca, documenti rosso. Dove sta la mia barca? Le tue barche? Al po', sotto vicino a casa tua. Oh, le lasciate tu lì, eh? Ma una cosa. I soldi? Le tasse? Dimmi quanto devi Ma dove sono i portare documenti di sua per moglie? Mi scusi. dovrebbero essere tutti insieme. Allora, secondo me sto tesoriere non c'ha voglia di lavorare. No, li ha messi divisi. Perché Ma perché l'ha messo diviso quando? è un clown. Ma li lascio divisi. Ormai. Oh, l'ha scritti male! Dai, ti giuro lo licenzio come tesoriere. Ragazzi, aspettate un attimo, so che siete. Che è successo solo adesso? Le tasse e lo stipendio. Il nostro nuovo arrivato vuole comprare casa pure, quindi Già vuoi comprare casa? vorrebbe avere una casa. Almeno per vivere, se no cosa faccio? Dormo per terra. Potremmo portarla a Blackwater. Non può. È problema. Qui non abbiamo case per poveri. Ci dia un attimo. Senti, qua non abbiamo case. Non abbiamo case per poveri. Ma ci sta una casa a volare a Blackwater, per questo motivo. Ma mica possiamo andare lì. Vai, comunque Perché? vieni, dai, vieni, vieni. Ah, allora. Ma è sicuro che vuole comprare già casa? Secondo me dovrebbe iniziare prima a lavorare, signore. Sì, Ha però detto di se voler fare il macellaio. Vuoi fare il macellaio? Ah, allora vieni qua, aspetta. E allora il discorso cambia. Nel frattempo. Aspetta un attimo che chiamiamo la persona adatta per te. Nel frattempo, guarda, si mette in quest'angolo così non dà fastidio. Fatemi fare una volta che c'è la prima scogna. Allora, scogna, lei ha un terreno casa per 3x23, sono 10, 35, 55. Hai due attività, sì, giusto. Devi darmi 60 solo delle tue tasse. Ti dico anche quelle di tua moglie, giustamente. Per fatto il per questo Sì, sì, dico sì. che
Sì, sua moglie è 60 più l'alloggio che vive con lei. Aspetta, terreno più casa alloggio. Oh, non ha fatto un cazzo, se devo cambiare tesoriere. 60, 65, 75, 85, 90, 90. Più deve darmi per comprare la cittadinanza, il ceto. Sono 190, più se per comprare la linea. Questo ceto ce l'ho pagato l'altra volta. Il ceto? Sì. Ah, aspetta, aspetta, vedo un attimo i documenti più importanti. Aspetta, fammi sfogliare i documenti. Qualcuno si è dimenticato di mettermelo a dirmelo. Indovina chi? Secondo me a caso, tesoriere. Bravo. Tesoriere vuole essere linciato, mi sa. Allora. Ok, vabbè, allora mi deve dare 100... Aspetta, per cosa? No, 190 per la licenza, ma non le conviene comprarla dopo la licenza? Sì. Allora dammi solo i soldi delle tasse, sono 90. Va bene, vada. Allora, signor Sora, le do lo stipendio, giustamente. Ah, è arrivato il signor... ok. Sorassu, mettiamo stipendi pagati e anche tasse pagate. Sorassu. Allora, un attimo solo. Che palle quando non c'è tesoriere, ragazzi. Quanto paga tu di tasse? 25, casa 35. Quindi devo darti 5. Dove sei, Sora? La casa non la pago io. Sì, la paghi, non funziona più quella roba della regione. Ah, ok. È stata modificata tutta. Allora, Omino, vieni con me, scusami, abbi pazienza, oggi c'è tanto lavoro. Panze, la rugazza sta... scusatemi, vengo dal sud io. Non ho... Ah, ok. Ciao, Giovinciulla, sei qui per le tasse? Vieni a pagare, vieni. Allora, vieni qua. Allora, ecco, qui c'è Omino rosso. Allora, lui ama gli animali e lavorare con gli animali. Puoi prenderlo sì. Al lavoro con te, tu che sei macellaio, perché vorrebbe fare carriera come macellaio. Ama gli animali, è macellaio. Gli insegni, sì, gli insegni come si fa il tuo lavoro, lo paghi, lo mantieni. Dai, lo so che c'hai, tanto c'hai l'allarmeria che devi seguirla e lui ti guarda il macellaio. Va bene. Va bene, Omino Rosso, visto? Non so per quanto però, eh. Ok, vabbè, qualche sessione almeno si ambienta e capisce, va bene. Allora segui il signor Asdrubale, lui si chiama Asdrubale. Va bene, segui il signor Asdrubale. Asdrubale, dai, insegnagli il mestiere. Sora, tu hai pagato tutto, puoi anche andare. Ok, insegnagli a tagliare. Venite qui a pagare le tasse, ragazzi, avete anche ragione. Dopo le pago, dopo. Allora, c'è qualcuno che deve comprare la licenza, sicuro. Allora, prima Giovinciulla, che è più facile, 25. Prego. Eh sì, ma il rame non l'ho. Come non ce l'hai? Eh sì, ce l'ho qua, non andrò a prendere là. Allora, che cazzo viene a fare qua? Vai a prendere soldi. Eh sì, e poi ritorno. Con il signor Calo Gelli. Vabbè, vai a prendere soldi intanto. Lei, signor, che deve pagare? Ehi! Pago tutto dopo, un attimo, arrivo. Aiuto a qualcuno. Ma che cazzo venite a fare allora qui in fate per dormire? Per sapere dove comprare i materiali. Ah, i materiali, quali, cosa ti serve prima di tutto? Il mattone nero, quello del Nether. Aspetta, aspetta. Un attimo, che del presto mi ti chiama. Parla, mentre sono... Un attimo, aiuto a... signor Vento. Non si riesce a entrare. Ma mattone nero del Nether, giusto? Sì, sì. Poi aspetta, aspetta. Legno, rosso. Scogna, vieni a comune, c'è un lavoro per te da per il cacciatore Nether. Vieni un attimo. Ora arrivo, ora. Sta arrivando, abbi pazienza. Oggi sono passato tutto il giorno a comune. Posso. Ok, vieni a pagare le tasse tu intanto. Prendi. Giovi, fatti pagare bene da sto pagliaccio, mi raccomando. Sì, sì.
Allora, poi l'altra volta, no, quel coglione di Baby Ale che ti ha fatto perdere mezz'ora. Io c'avevo un sacco di lavoro per te. Che cazzo vai via? Gesù Cristo Santo. Vieni da me. Sei appresa a quel coglione, hai perso solo tempo e ti sei intossicato. Soldi pure perché non mi ha pagato, quindi Allora, cioè vieni io qua, aspettavo aspetta. che finì il lavoro e mi Aspetta, vieni pagavano. qua, vieni. Ti risolvi il suo problema. Vieni qua. Intanto. Tieni, per il disturbo che ti ha causato. Ok, Tieni. Ti ha altri grazie. soldi là dietro. Oh, non va. Va bene? Siamo pari? Va bene, sì. Quindi al lavoro? Ora un attimo sta arrivando il ragazzo che porta i materiali che vi servono. Va Un bene, attimo parliamo con lui. Allora, tu hai pagato a posto? A posto, devo scrivere chi non ha pagato le tasse. Prendi il a libro. posto. Allora, nome e cognome di queste persone. Calogero. Calogero. Ah, vero, aspetta. Eccolo. Ha risposto? Arriva, arriva. Ma chi? Annaccio, santo Gesù Cristo. Ma è mattone, è legno quello. No, no, mattone. Quello nero dici? No, è Ah. Il mattone scuro. Qua. Ok, no, io dico il legno color rosso, ci trovo pure nel nero. È lui. Ciao, Scogna. Ah, Scogna, lui ha bisogno dei materiali del Nether. Parli tu con lui, no? Io posso andarmi un attimo? Già Grazie. fatto, signorina. Già vedi? Ti avevo già Giovedì detto. dillo tu, giovedì dillo tu. Sì, parlate voi due, dai. Io, ragazzi, mi assento. Se viene qualcuno a comune, dite che per le tasse verso le 10. Sì, dico che pagano a me, tranquillo. Ma che pagano a te? Ma se devo dare i soldi ti devo anche Ah, dare i vero, dammi i soldi. 100 I a mattina. Ho 100 di detto vale mattina. subito. Sì, ha detto vale subito. La licenza? Sì. Ma sicura? Ok, va bene. Mi Dammi i soldi, sembra, è ci lasciato. siamo subito. 6, 12, 80, 190. Ok, scogna, a posto allora. Stella, vieni al comune e spiegami questa cosa, per favore. No, no, non parlavo con voi. Aspetta. Oddio, siamo pieni di soldi. Possiamo finalmente usare la cassa di riserva? Oh, abbiamo i primi soldi qui. Ragazzi, io vado a fare un Aspetta, giro. devo vedere come si chiama. No, quasi non ho pagato, capito, Stella, ti giuro su Dio. Ah, vero, devo mettere una cassa del Nether lì. Devo salpare con la nave da pagare anche le tasse degli altri tre mandarini lì. Vado a prendere da Master Tiranisan. Le tasse 35. Ce ne ho 34. Dammi 34, dai. Questa volta ti faccio pagare 34 senza dire nulla. Ah, a posto, siamo tranquilli così. Signorina, non ho capito un cazzo di quello che hai detto. No, ho detto che ho usato tutti i soldi per prima che ho pagato. Ok, ma io ti ho detto le pozioni, eccetera, ti pagavo tutto. Sta facendo? Sì, Ah, perché ho ok. dovuto comprare le verruche. Allora, però ti dico una cosa, signorina, se no ci Tranquilla. troviamo in casini. Se
Oh, scusami, per la miniera, ricordati che le miniere devono essere più abbastanza distanti dalla zona dove si vive e ricordati devi aprire un'attrattività 5x5. Quindi basta che metti i cartelli 5x5 e poi quando... Tanto col minatore è facile trovare il rame, quindi... Sì, poi si sistema. Intanto lei già ha comprato le attività, il diritto di costruirsi un'attrattività dove vuole, 5x5, e anche la miniera 5x5, ok? Ricordati, la miniera 5x5 non vuol dire che puoi scavare nel 5x5, vuol dire che tu basta che sul suolo, piano fisico, hai una miniera che dice questa è la mia miniera e tutto sotto è mio, capito? Va bene? Niente, Appena finite le quando... Sì, tanto devo pozioni. andare a Blackwater, quindi ci andiamo più tardi. Sono qui quando sono pronte. Va bene. Attimo, ma tu sei entrato? No, ora arrivo. Cos'è? Andiamo... Vale, devo fare tutto quello che non ho fatto oggi pomeriggio. Tanto il pesce c'è, nessuno lo compra, quindi non è che serve urgentemente. Hai visto che cazzo di miniera di merda è? Piena d'acqua. Chi ha preso la mia nave? Io, cazzo, Tu me l'ha non hai detto diritto di Panzer. prendere Me la nave. Porca l'ha Gesù detto che... Panzer. Prendila, portatela via. Oh, Baffo, mi devi pagare le tasse. Baffo, hai trovato il regalo? Sì, però Nella ce n'è miniera? Cosa? ancora. Ce n'è ancora. E E ho trovato, ma pensavo ce ne fosse di più. quello era il regalo. Tutto era a destra, a sinistra e più in fondo. L'ho messo in vari punti. Ah, ok. L'ho preso già. Mi dai i Però il soldi? problema di questa miniera è piena d'acqua, mi serve una subnautica. Ma figa, ma Paga togli le tutta tasse. l'acqua. Paga le tasse. Mi devi dare 25, 35, 40, C'ho i cosi. I forzieri bloccati, non posso prelevare. Come faccio a ribloccare? C'è il conto bloccato, ti faccio vedere, In che senso è bloccato? vieni. Sono bloccato. Le chiavi, hai perso le chiavi? No, ce l'ho le chiavi, eccole qua. Un marone santo. Oh, ben merda! Andiamo. Comunque mi serve una tuta sott'acqua. La vende Nati, appena Nati si muove a fare l'attività di entrare, Ah, lavora. ok. Arrivo, sto Diciana, lontano. Nati, vieni di qua. Vieni. Ah, ma Ragan non c'è, giusto oggi? Mi aveva detto che non Ah, c'era. mi sa... No, me l'aveva detto che non c'era. Porco... Gesù. Ai! Ah, slimpi là. Vieni qua, vieni. Allora, prima di tutto però devo fare per forza così. Scusate ragazzi, questo è un errore un attimo tecnotattico, più che altro. Ci siamo dimenticati di questa cosa. Ecco. E qui ci sono le chiavi della chiave di casa. No, non mi dire, la chiave ce l'ho di là. No, questo no. Vabbè, ma loro tanto le tasse le so a memoria, fortunatamente. Fortunatamente che le so a memoria. Ci sono. Cazzo di andato. Tieni. Tieni, oh bro. Questo non mi serve Niente, non mi fa aprire le casse. me. Devi premere shift tasto destro, clown. Ah, ok. È normale che non ti fa aprire le casse. Dopo chiudile. Vabbè, allora voglio aprirmi un'attività. Vuoi aprirti un'attività nuova? Allora, aspetta. Intanto pagami le tasse tue normali che sono 50. Ma come 50? A casa riesce. 25 attività su 35. A miniera 50. Sì, però è maggiore l'attività, mannaggia, puttana Eva. E Devi che ne so? soldi contate, Daniele.
comandavi da reale, soldi contati. Sì. Yeah. Vai, botta, sono qui. Grazie, sì. Clicca i soldi e buttali a terra. Ok. Ok, a posto. Siamo... Adesso, per l'altra attività... quanto hai di soldi? Grazie. 100, 250. Solo allora, per la licenza e il ceto sono 200. Quanto ti rimane? La licenza. Sto facendo un calcolo, Sono 200? Sì. E già tu così hai acquistato la licenza e il ceto, quindi diventerai cittadino. Con questa spesa okay, dopo... Mi rimancono... 80, no, 70. Allora, intanto Master Tiranno sta costruendo l'attività. Non te l'aprire subito l'attività, intanto paghi questo. Appena Master Tiranno ritorna, tu vai in miniera, cerca un po' di rame e c'hai i soldi, bro. Fai prima così. Vabbè, sì, con Master Tiranno sono cazzi miei alla fine, cioè, voglio dire. Lo so, Master Tiranno sta finendo... Sta finendo un lavoro, poi te la fa, ha detto. Ti do tutto questo, Vai, devi darmi 200. Puliti. Allora, fammi vedere, tu fai un broglio, Fammi contare. La fa sempre solita napoletana. 60, 120. Questi erano i tuoi 50 di prima. 180. Ok, ma allora, aspetta. Forse 200. Sono 198, Forse ce ne mancano due. Ci troviamo. A posto. Tutto a posto. Devo registrare i tuoi documenti. Ovviamente. Ha già fatto una stronzata, mannaggia, aspetta. Ti prego, dimmi che sono al comune. Ti prego, dimmi che sei al comune. No, ho sbagliato. Non ci credo. Aspetta. Portami da giù. Ma il mio cavo mi sta scaricando il barile, è il suo cavallo. E allora Carlo, dammi i soldi. Tu da me non avrai. Tra quando andate a Black Widow? Ho bisogno di un passaggio. È ora, se vuoi. Aspetta, è un casino. Marti, non mi dire nulla. Tra poco te lo faccio il passaggio. Ma c'è un attimo un casino di roba. Oggi Gabri serviva tantissimo a Gesù Cristo. Ma lo so che non è. Che non c'era a prescindere. Quindi non gli posso fare una colpa. Comunque aveva sempre, avvisa sempre del... Allora, mi serve la chiave di Blackwater. Questa me la devo tenere in tasca, mi sa. Mo' mi devo ritippare perché mi sono dimenticato la chiave. Era un casino se non tornare indietro. Che devo fare? Aspetta, raga, aspetta, come se non sono qui io. Ho dovuto fare un TP perché per sbaglio ho lasciato le chiavi di Blackwater qua. Vabbè, Dio santo. Hai sta roba? Eccomi. Eccoti. Andiamo a registrare i documenti. Ah, in realtà tu puoi andare a lavorare in miniera da Felipe, tranquillo. Vado io a registrare. Vengo a registrare. Come? Devo mettere la firma. Guarda che comune che ha fatto, signorina, hai visto? Bello. Facciamo imbrogli. Allora, vediamo il suo documento, perché mo mi devo ricordare. No, questa è allora, della casa. Io mi voglio aprire un ristorante... Cinepizza. Aspetta, bro. Ok. No, vabbè, allora, quindi sceglie fare lo chef. Sì. Oh, attività. No, attività più terreno ancora no. Documenti buff, signorino. Lei è aumentato buff. Di classe. Chef buff. Allora, dov'è lei? Super buff. Minatore più chef. Allora, il nome dell'attività ci sto pensando un attimo. Ah, quello non deve dirlo a me, non ti si preoccupare. Quando l'ha aperto mi fa allora sarà una sorpresa, Eh sì, ovvio, deve essere la sorpresa. Però devo dare già uno spoilerino. Si farà il sushi sulla pizza.
Mi sa che non verrò mai a mangiare. Come stai malissimo. Ma lei non ha mai assaggiato la pizza sushi. Hai anche ragione. Aspetta, ma io ci sono nuovi contadini. 3. Giusto. Non so, 17, 19, 25 che mi trovo. Bene, signor Baffo, ufficialmente lei è diventato un uomo grandioso, uno chef. Ti auguro un buon lavoro e io devo ritornare a casa, ho pagato tutte le vostre tasse. Vabbè, poi fammi venire Gabriele che ma gli devo far capire. Sì, sì, ora glielo vado a dire. C'è un progetto in testa spettacolare. Glielo vado a dire, intanto. A me. Oi. Ecco. Ma gli hai sparato tu a Baffo lo zinc? Eh no, perché infatti non ce n'è lì. Tippami quando sei a Blackwater, allora. Facciamo così mattina, se ti piace. Era il momento giusto o sbagliato? Ecco qua Martino, so che mi senti dalla live. Questa è l'attività che devi modificare. Buon lavoro. Arrivederci. Se c'è bisogno di qualche metro in più me lo dici. Quanto vuole per la mia attività? E che ne so, amico. Ciao Sara. Mamma mia. Oh, che cazzo succede? Quanta roba stiamo usando? Un cazzo. Fatica oggi. Vado su Discord. Oggi abbiamo troppe cose da fare, veramente tante. Ci stiamo impegnando, Salve. Assolutamente. Dov'è la signorina regina? Niente. Non lo trovo. Ammazzo, m'ammazzo! M'ammazzo! Niente, che cazzo state a fare voi? Venite al comune che abbiamo da fare. Se la trovo, cioè se la rivede, le cose da sto ammazzando, bellissimo. Grazie mille. Mamma mia. Oddio, come si torna indietro?
In città ti sei persa? No, sono vicino alla casa di Scogna. Guarda, ti stanno in strada a terra. Che spazio mi fai altro per? E qua non ci sono strade. Ok, ho visto la... No, che c'è sta barca? No, 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 no. Salve, dovete pagare le tasse, vero? Dimmi, per favore. Sove baffo, yacht 69. Master Tiran. Un attimo, bro. Ti giuro, sono un mal di testa. Yacht 69. Vabbè, hai detto che paghi pure tu le tasse, così mi manca solo pizza. Allora. Senti, bro, ma... Lo stipendio a vino rosso, io non mi ha per me. Gli ho detto 25, ma secondo te va bene 25? No, posso entrare. Secondo me lo stai proprio pisciando in mano. È il mio punto di vista. Ok, grazie. Che troppo poco? Ma minchia, stai dando una misera, poverino. Dai. Ma dov'è? Cioè, manco la. A sto punto è meglio rimanere disoccupato, prende 30. Ah, che cazzo ne sono, che sai come non è che farò disoccupato. Si vede, porca puttana. Comunque, niente, quanto devi dare tu di tasse? Che si vede? Comunque stiamo riempiendo le riserve nazionali, questa cosa mi piace. È una cosa molto positiva. Vuol dire che stiamo crescendo molto. Allora, sicuramente tu sei chiave 3, mi ricordo bene. Eccola qui. No, sei chiave 2. Match Amaron. Signor sindaco, giusto? Come si permette di chiamarmi sindaco? Doge. Cioè, non so se ci mi dica. Quindi conosce tutti i costruttori in città? Sì, ovviamente conosco un po' tutti. Allora, lei mi deve 10, un attimo solo, 10, 15, 30, 40, 40, 55, 65, 80 mi devi dare. Ti devo dare lo stipendio, mi devi dare 40. Tu mi devi dare stipendio e i cavalli. Ah, ok, 20, allora 20. Mi devi dare tu 20. Dimmi, Dani. Allora, fammi parlare un attimo con... Scusa, ma lei ha autorizzato l'andata di Carlo, di Ben, a Blackwater? Ma secondo te, gli ho detto 10 volte di non partire, a chi le ha portato una volta? Oggi fa maggio passate lo 10. Fare una bella multa io. Perché appunto, cioè, lui non è... Io ce l'ho pure detto, non andare. Sì, ma tu, vabbè, ce l'ho sta. Allora, fatemela un attimo. Che cava, Doge? Maronna, ma state zitto tutto quanto, ma fatta tutto quanto. Dimmi, Omino Rosso. Volevo sapere i nomi di chi costruisce. Allora, i costruttori sono... ti consiglio attualmente, perché ha poco lavoro, quando non c'è Ciubecca. Ciubecca però ha tanto lavoro, sì. Quindi non te la consiglio. Proprio di parlare con Giovinciulla. Ok, parliamo con Giovinciulla. Per cosa? Che cazzo ti serve? Per la casa? Sì. Ah, allora ti conviene parlare con lui. Prima di comprare il terreno, sì, effettivamente ti conviene sapere i prezzi, quanto potrebbe costarti una casa. Perché fai conto, un 10x10 lo paghi 40 monete. Solo il terreno. Meno di 10x10. Se è un 5x5 sono 20. Così me lo posso permettere, almeno un tetto sopra la testa. Beh, sì, lo puoi fare. Poi devi chiedere a lui quanto ti costa una costruzione 5x5. Lo trovi sicuramente qui vicino, perché stavo costruendo un ristorante. Vai, ti porto io, Daniel. Vai, sì, vai da lui che sa. Dimmi tu. Niente, lascia stare. Ciao, Nati. Quindi? Che vuoi? Mi hai chiamato prima. Che cazzo ti ha chiamato? Mi ha detto log l'attività, che ne so, tu mi chiami. Ah, ti sta costando già, no, cibi. Ho capito, infatti la stavo cercando, da mezz'ora che la cerco. Ma se ti ho detto che era già lì? No, non avevo, penso nemmeno Scogna lo sapeva. Ah. Non so, non aveva capito. Vabbè, comunque tieni, Nati, ti faccio un regalo. Così puoi portare i tuoi animali in giro. Ma che è? Il guinzaglio. Ma... non c'è un modo più facile per spostare le tartarughe? Perché poverino non sta infettando. Vorrebbe un 5x5 più o meno.
5 per 5, allora, ci vuole... Anche un 4 per 4. Ok, 4 per 4. Setup, non lo so, quindi... Una quindicina, ventina di rame per costruirlo. E per il terreno? Il terreno, il terreno non... Ti regalo non questo. Non lo so, devi pagare con... Devi parlare cioè, con ma non ho capito. Il terreno lo paga al comune, non a lui. Ah, sì, ma okay, sono... devo parlare con... No, Doge, vieni qua, Doge. Calogio, ma hai pagato le tasse? Le pago direttamente quando compro attività. Salve. Vieni a comprare l'attività. Aspetta, Doge, devo vai. Parlare prima vai. Io. Che è Calogio? Aspetta. Va bene. Quindi io a questa cosa non posso partecipare? Piacere, lei è nuova? Ma cosa? Come si chiama? E tu hai detto, il clero e il signorio. Tu fai parte di? Borghesia. Allora non puoi partire. Alta borghesia però, Ma tu sei un poliziotto, quando... quindi devi venire. Dimmi. Quando il nome scritta. Sta scritto il prezzo. Ok. Questi sono i negozi, se servono i negozi, qualsiasi cosa. E trovi qui tranquillamente, c'è tutto quello che ti serve. Solo devo aspettare da persona. Ah, va bene. Ah, ma hai preso poi i materiali per il ragazzo lì? In realtà stavo cercando di capire se il taglialegna ha la legna quella del Nether. No, perché? Fai tu. Perché è del loro Nether. Non hanno accesso alla legna del Nether per quello. E vai. La puoi prendere, perché tu sei del Nether, non lui. Ok, dov'è? Qua sotto? Sì, là sotto, c'è proprio la porta. E ci sono proprio gli alberi lì. Praticamente stavo mandando nella taiga per attaccare... Calogero, puoi venire un attimo a comune, paghiamo queste tasse prima o dopo. Che è successo? Vabbè, sono un fuggitivo. Mi hanno attaccato i pillager. Tutto il mio squadrone è morto. Dobbiamo parlare con Doge. Ah, no, è qui. Ho paura. Allora, praticamente noi veniamo da un regno molto lontano, non siamo da qua, appunto mi sono pure perso, non so dove tornare a casa. Ma dove hai preso questa armatura? Questa armatura? È la nostra paese lo fa, è la nostra armatura che facciamo, vengo da un regno molto lontano, il regno di Shervan. Ah, lo vedo dallo scudo? Sì, riguarda il deserto, lo scudo. Ma quindi siete arabi del deserto? Sì, veniamo dal... Ah, noi abbiamo due arabi qui, abbiamo due arabi. Ci hanno parlato dell'est. Veniamo dal regno di Shervan. Praticamente stavo con il mio plotone, no? Stavamo per attaccare un villaggio, un avamposto dei villager. E praticamente però siamo stati intercettati l'attacco e sono morti tutti i miei compagni. Io sono riuscito a scappare, vi prego, bisogna del vostro aiuto, mi stavano inseguendo. Dove sono? Sono tipo laggiù nella foresta. Andiamo, guerrieri, chi può combattere venga. Aspetta, voi civili, fate attenzione. Turi, prepara le tue armi. Vabbè, questo... Ce la facciamo solo noi, andiamo. Vieni qua. Vieni qua, Omino. Inizia a prendere questi se ti servono per la casa qualcosa. Andiamo. Mi ha dato il sindaco. Cosa ha dato? Non fa niente, tranquillo, andiamo. Era per lo stipendio, andiamo. Bene, Omino Rosso, se vuole venire cosa succede? Perché può essere che sono le stesse persone che ti hanno attaccato. Sì, voglio vedere. Oh, dove cazzo sei? Come sono scappate? Come è possibile? Giuro, erano qua. Hanno io. Sono scappate? Probabilmente, essendo che sono andato vicino al vostro villaggio, probabilmente sono scappate. Sto figlio di puttana. Il vostro villaggio prima di partire. Secondo me c'è per cui siamo la zona. Oh, allora ho capito quello che è successo. Esco un attimo fuori RP. Daniel, sei un coglione.
Maria, aiuto! Questo sai perché succede? Perché Yacht è un coglione. Prendi pure la roba di Omino qua. Sto prendendo tutto. Dove sta tutta la mia roba? Oh, sentite il mio fucile caricare. Tieni e poi papà, però non ti ho preso più niente. Guardate qua, qua chiavi. Chiavi qua, guardate qua. Non avete difeso un civile, siete dei zingari siete. Non avete difeso un civile, avevamo addosso, l'avevamo. Vieni qua, vieni. Uno scudo, tieni, ti do tutto quello. Tutto quello che ti posso dare. No, non ce l'avevo. Oh, tieni. Non fa niente, prendi. Cosa gli ho dato? Aspetta. Mi hai dato della lana. Ah, te la regalo. I tuoi negozi, la tua patata, la tua carne. Vai, ma sono soliti sulla e manca... La tua spada. Questo. What? Mi mancano i soldi. I soldi, ecco, dicevo, avevo dei soldi e non capivo perché. E ce l'avevo 20 in più. Come 20 in più? L'ha preso, aspetta, forse qualcuno ha preso, aspetta. Diciamo così. È successo un incidente perché una certa persona non sa fare le cose bene. Tieni. Avevo uno scudo, magari era un pochino più protetto. Che scudo? Che tipo di scudo? Quello di base? Normale, uno base. Ok. Tieni. E niente, abbiamo fatto. È successo tutto il contrario a quello che ha detto il signore qui. Signore, lei ci ha solo fatto morire. Mi spiace. Mi capo sono ringraziato con qualcosa. Delle armi. Dacci il tuo cavallo. Ho visto che hai delle armi belle. Ci puoi insegnare la tua tecnologia? Perché non la insegna il nostro fabbro? Sì, certo. Venghi, vada. Devi andare verso il comune dove stava prima. Intanto noi siamo a piedi, la raggiungiamo dopo. Parla con lui, se in caso non la vediamo più, allora sappiamo che ha insegnato tutto a lui. Va bene. C'è il sonno che stava dando. Quale? La mia. Quella la roba. Come cazzo si chiama? Non mi ricordo. E che cazzo? Vabbè, comunque non lo so. Vabbè, torniamo indietro. Povero civile che l'avete fatto morire. L'abbiamo fatto morire. Eravamo addosso, dobbiamo fare. Ci scusiamo, ma non è che non stiamo facendo niente. Ma l'abbiamo venduta questa qua poi? Cosa? Questa qua. No, ancora no, tutto è ancora vendibile. L'asta si fa più tardi. Ah, più tardi? Sì. Però la Turi deve pagare le tasse e calogero, quindi... Di nuovo? Come di nuovo? Non basta il mio stipendio. Ah, già hai fatto, vero? Ah, allora ho dato 10 monete a un'altra persona. Porca, vabbè, fa niente. Amen. Ah, è un mostro. Dai. Che servono? Doge, che servono gli altri? Non capisco. Tutti servono. Che dobbiamo parlare dell'indisciplina dei soldati, prima di tutto. Eccomi. Mi ero di prontamente non appena abbiamo capito che dovevamo venire. Bravissimo.
comunque ad oggi ti ho fatto fare un bel giro al signor Zerrix. Gli ho fatto vedere anche il porto d'armi. Ha preso già il porto d'armi, bravissimo. Sì, signor. Ciao signor Felipe. Aspettiamo, è successo una... che ci hanno attaccato. Sì, infatti ora ne parliamo. Sono anche arrabbiato per l'indisciplina di alcune persone. Aspetta. Mamma mia, non sapete fare il vostro lavoro. Nati. Sì? Oh, vieni a comune. Lei a me frega un cazzo. A me mi ha avuto il prete? Ma lei come si permette? È qua da meno di un'ora e già osa. Silenzio, fate parlare il doge. Ma non è ancora cominciata qui. Ah, ok, niente, pensavo. Oddio, il ministro. Infine mi ha detto ministro. Il ministro degli interni. No, il primo ministro. Ah, primo ministro. Ordine. Zenith. Che carina la piccola. Perché sembra? Mi serve un'armatura da cerimonia, raga. Sembra un tavolo di scacchi quell'armatura, ragazzi. Infatti fa schifo. Panzer, stanno arrivando tutte? Allora sto un mino rosso. Buonasera ragazzi, buonasera, qui c'è Panzer che lui è vice ammiraglio quando manca l'ammiraglio. E mancano poche persone e siamo pronti perché dobbiamo parlare di tante cose negative di quello che sta succedendo. Molto negative e dobbiamo solo aspettare. Aspetta, dobbiamo aspettare le ultime persone. Venga anche lei, ciao Re, buon lavoro. Qua sotto, giusto? Sì, vai. Ok, ciao. Dai che ha chiesto di ok, ci siete tutti? E queste situazioni calde richiedono... Ma sai che non ho ragione. È crashato qualcuno, mi sa. Ah, ma io c'è un problema prima di tutto. Uno. Io non mi trovo con certe cose. Uno. Due. 3 4 Ah, ora siamo 5 poliziotti, giusto? Che a me risultava che eravamo 5 poliziotti, ma non è mai vero. Comunque devo cambiare mouse, mi sa che mi si è rotto. Ah no, eravamo 4, adesso 5, giusto? Chi cazzo sono i marinai? Oh. Allora, benissimo. 3 4. Ma Stella non può perché c'è un po' di lavoro da fare. Ma Cedric? Morto? È crashato. Aspettiamo. Non era un pirata. Mi ricordavo fosse un pirata. No, è stato ucciso Scogna. Il personaggio. Sono morti i pirati. Sono morti i pirati, sono stati assassinati. È stato impiccato. Lui è un ex re di un regno che adesso è nostro vassallo. E lui non è più re. Lui è un principe nigeriano. Infatti, quando trovo il cito, ho detto: ma non era un pirata. Allora ragazzi, venite qua, c'è anche un testimone. Vengo a Mino Rosso, serve come testimone. E niente, Zedrix è morto. Vabbè, continuiamo. Felipe, signore del clero. Dai. Arrivederci. Ok, arrivederci, buon lavoro. Allora, ci siete tutti? Ok. Salgo sul tavolo, se no non mi sentite. Allora ragazzi, c'è un problema grave. E oggi abbiamo instaurato nuove leggi in questi giorni. Quando voi la maggior parte eravate in esplorazione al lavoro, ci sono nuove leggi per i nostri soldati e per i nostri uomini. E c'è una grande scoperta che abbiamo fatto, molto importante, che potrebbe cambiare il mondo come lo vediamo. La scoperta è questa, ragazzi. Gli occhiali. È questa, ragazzi. Oddio. Che cos'è quell'oggetto? Una tecnologia. Ah, ma quello è uno zaino. Ma no, sono una mutanda. Ma lei conosce questi oggetti già? Quella memoria l'ho persa, ma certi oggetti me li ricordo. Perfetto, meglio così. Allora, ragazzi, cos'è uno zaino? Ci sono dei problemi e sono instaurate nuove leggi perché sono stanchissimo della indisciplina dei marinai e dei poliziotti. Soprattutto quella dei poliziotti. Bravo. Guarda soprattutto te.
Concordo. Ma ah, okay. Lui non è un poliziotto. Sì, che è un poliziotto. Lo è. Ah, lo è. Da quando? Allora. Ci sono dei problemi che abbiamo risolto con le leggi e adesso voglio il massimo serietà del nostro esercito. Siamo stanchi di subire attacchi e i nostri uomini non lavorano. Stanchissimi, non possiamo vedere uomini sempre in difficoltà. Omino Rosso è un esempio. Alle nostre coste è stato seguito dai pirati e distrutto e ucciso tutto il suo equipaggio. Dove erano i marinai? Dove erano? Per proteggere le nostre coste. E se i pirati ci attaccavano? Oppure è arrivato uno dell'est come Simon, un altro arabo che ci ha dato nuove tecnologie, armatura per cavalli, lastre medievali per combattere sui cavalli. E c'erano i pillager vicino nelle nostre vicinanze e nessuno l'ha notato. E a chi è la colpa di questo? Rispondimi bene. La colpa di chi è? È sua. No, è sua, è perché scusa. Scusami, se lei dice vai e fai fare il giro al signor Zetrix e tutto il resto, io faccio quello, no? Mi scusi, eh? Ah, sì, prendendo una nave e usando una nave senza che lei è un marinaio. Quindi lei sa navigare. È interessante, interessante questo. Bene, ragazzi, bene. Non c'era, vabbè. Allora, io posso dire, a discolpa degli altri poliziotti, eccetto gli otto, che noi abbiamo solo eseguito gli ordini. Avete fatto bene voi, infatti. Si seguono sempre gli ordini. Era merda. Ma non vuol dire che a che volte... Che poi gli ordini siano di merda, non è colpa nostra. Ok, vabbè, lasciamo stare questo. Era per fare... Vabbè, avete capito. Allora, ora, parliamo di questi zaini, ragazzi. Finalmente abbiamo capito come cade a terra. Oh. Oh, non svenire. Ma scusa, uno cade a terra e non picchi. Stai zitta. Dica il ricordo. Quale ricordo? Con degli elmi in testa che hanno attaccato la nave. E hanno detto andremo a conquistare anche quel posto e ha indicato quest'isola. Mi ti permettono. Ecco, vedete? Ragazzi, quindi ora installeremo una nuova funzione militare, che è quella sia dei marinai che è quella della polizia. Ascoltate queste nuove leggi. Alle forze militari, che siano poliziotti, marinai e anche una futura aeronautica, quando riusciamo a capire bene quella tecnologia. I rifornimenti come cibo, attrezzature, armi e armature vengono fornite con questo strumento, che si chiama zaino. Però questa volta, ragazzi, essendo che abbiamo notato che le spese pubbliche sono alte, ma c'è una grande inefficienza, abbiamo cambiato tutto. Da oggi... Aspetta, mi dà fastidio questo suono, scusate. Ma quindi questo zaino si usa per mangiare? Aspetta, fammi parlare. Che significa per mangiare? Allora, questo zaino. Se mi fate parlare, Gesù Cristo. Si usa come cesso di riserva. Allora, non mi fate incazzare. Ah, ascoltate. Sento che c'è un'efficienza e abbiamo avuto tante spese. Abbiamo notato i soldi e le spese della polizia sono troppo alte, soprattutto sulla questione del cibo. Adesso non verrà più fornito cibo né altro, ma ve lo dovete arrangiarvi. Ma verranno forniti soltanto in missioni. Cosa viene fornito? Questo zaino, che ha la capacità di trasportare tantissime cose. E abbiamo scoperto che grazie a questo zaino possono essere aggiunte delle tecnologie che permettono miglioramenti. Addirittura un minatore può farsi uno zaino per minatore. È alta tecnologia, ragazzi. Grazie ai nostri fratelli Re e Regina che ci hanno portato queste tecnologie. Finalmente, sì, praticamente ci hanno dato la possibilità di scoprire tantissime nuove tecnologie. E oltre questo, ragazzi, domanda. Perché ma lei disturba? Siete così indietro con gli zaini. Mi ricordo che stavamo trasportando delle nuove armi speciali. Noi non è che magari viene dal villaggio vassallo? Può essere, può essere. No, vieni per da vieni da Plainsland. Chiamava tipo Ocean City, una roba del genere. Oddio. Come, scusa? Come? Questo qua non sta molto bene. È abbattuto la testa, ragazzi, è normale, lasciatelo un po'. Cioè, però pian piano sta riprendendo dei ricordi e sono fondamentali per noi. Però intanto, prima di ritornare sui tuoi ricordi, finiamo questa cosa. Allora, con la legge nuova, con questa legge, praticamente adesso le missioni verranno decise qui dentro, nella sala riunioni, capo poliziotto, l'ammiraglio, tutte le persone che lavorano qui, per decidere cosa fare e cosa sia meglio. Perché è il momento di espanderci, di crescere ancora di più
E di non solo guardare l'orizzonte Osiris e guardare l'orizzonte Blackwater. È il momento che qua dentro ci sarà una mappa intera. Dobbiamo sapere ogni singolo posto. Vedete che là Osiris c'è un banner scritto Città di Osiris. Voglio tutte le mappature fatte bene. E da oggi sarà compito dei marinai e dei poliziotti di fare queste mappature. Ok? Ma anche di Quindi le partire. missioni vengono assegnate quando il consiglio ha deciso cosa fare in base alle scelte e agli investimenti. Le mappature devono essere fatte quando si va in missione di qualsiasi tipo. Le tipologie di missioni che ci saranno di esplorazione, diplomatiche, invasioni o dungeon attack. Ok? Come dicevo, lo zaino sarà fornito per l'esplorazione, appunto, tutte queste missioni. Ok? Quindi riforniremo noi cibo e armi, quindi le vostre armature personali, i vostri scudi personali, tranne quello che indossate da poliziotto, devono essere, le potete usare come volete. Quando ci sono esplorazioni, ovviamente noi vi daremo tutte le attrezzature giuste, senza che voi rischiate ovviamente di danneggiare la vostra economia. Va bene? E in più, l'ultima cosa che aggiungo, l'unico obbligo che avete nel comprare con i vostri soldi sono i scudi che differenziano le persone. Ad esempio, tu. Sei un marinaio, che cazzo ci fai con un cazzo di scudo da Mi stai poliziotto? dando un problema, dobbiamo cambiarlo. Questa Scusa, è da sola. parte. Questa è la parte che Questa è la c'è. parte critica. La parte critica. L'ammiraglio fa poco e anche tu, signor Ben, devi fare di più. Dovete fare di più per questi poliziotti. Una squadra debole, non sanno nemmeno combattere, non sanno neanche tagliare burro questi uomini. Stavo facendo quello in pratica, ma lei ha detto che doveva andare a riunione. Ma dettagli. Ah, la smetti di controbattere il dose? Ha rotto un po' Questo cazzo. vuole. Guarda, Felipe, ti do l'arma. Vuoi sparare Dammi tu? il potere di farlo, insomma. No, no, dammi, dammi. Allora, detto questo, queste erano le riunioni importanti. E adesso partiamo con la serietà. Mi siedo qui, voglio sentire adesso le missioni da fare per l'esplorazione. Non faremo quelle navali, quindi marinai, se volete andare, potete già andare. Vai fuori dalle palle. Posso un attimo interrompere, ma io prima mi sono sconosciuto che mi ha dato certe armi. Sì, l'abbiamo detto noi di venire da te. Cosa ti ha dato poi? Ti ha dato delle armi interessanti? Sì, mi ha dato tipo delle mazze, una lancia, una sorta di Una mazza. Allora, comunque, meglio, così abbiamo tipologie di armi nuove e sono molto interessate. Allora, ragazzi, noi vorrei assegnare la prima missione. Questa è per i marinai perché abbiamo scoperture dalle coste, non abbiamo conoscenza di quest'area delle coste, è veramente imbarazzante questa cosa. Ma i poliziotti, sapete mappare, vero qualcuno di voi i poliziotti? Ah beh sì, Yotto sa farlo, ok. Allora, vedete che là sopra c'è un'area? Mancano troppe aree intorno a noi, ragazzi, non sono mappate, dovete mappare. Io oggi vorrei assegnarvi questa missione, se è possibile. Manca un bel po' di roba, insomma. Dovete mappare. Come si fa, Siamo ovviamente? Simon, puoi spiegarglielo tu che devono staccare una parte della mappa, dirigersi in quel punto e fare le mappature? praticamente Vabbè, lo fai tu, dobbiamo poi. vabbè Vabbè, sì. dillo, dillo, vabbè, dillo. Ah, Ma dillo. praticamente dobbiamo prendere le mappe e dobbiamo andare in una zona precisa dove vogliamo fare la mappatura e appena arriviamo alla zona dove vogliamo fare la mappatura mappiamo la zona e ti esce scritto sulla Secondo mappa qualcosa quello. adesso. Capito un cazzo. Ma come cazzo mi viene? Cioè, Vabbè, altri come si fa la mappatura? Vabbè, dopo me lo spiegherò. Coglione, c'hai una mappa, tu devi andare in un punto, cliccare e si mappa. Basta, non è complicato da spiegare, Daniel. Quindi. Vabbè, Daniel spiega male. Va Ricordo, bene, ricordo. ragazzi. Ah, anche a posto. Allora, Omino Rosso, adesso ascoltiamo tutte le tue cose. Aspetta, però facciamo già partire uomini al Dica, lavoro. dica. Intanto, allora, signor Ben, Devo questa è la farmi missione. Simon, visto che hai poco da fare, prendi le mappe. Voglio che venga mappata l'area sopra. Se riuscite, voglio a fare nord. nord-est, sì, dovete fare nord-est. Ok. Va bene? Prendete le mappe che ti servono, Simon. Vabbè, preparo la mia squadra. Dai. Sì, prepara la tua Andiamo, squadra. dai. Poi io col comune comprerò i nuovi quadri per la mappatura. Bene, vai a Benissimo. preparare la squadra. Panzer, Andiamo se vuoi andare, tranquillo, puoi, eh. Tu puoi andare. un attimo. No, no, Ma vuoi tanto. scattare? Omino, raccontaci quello che Ok. vuoi raccontarci. Omino, scattiamo. Allora, vedendo quello zaino mi sono ricordato cosa facevo. Stavamo trasportando dei carichi preziosi per arrivare alle nuove terre e dare delle nuove armi per protezione, perché sarebbero arrivati i vichinghi
vichinghi. Non so, quindi li chiamavamo viking. Quindi tu vieni dall'ovest? Dalle terre ghiacciate. Eh sì, noi siamo... Guarda, vedi che abbiamo poche mappature. E abbiamo provato ad andare con una nave. È stato veramente difficilissimo attraversare lì. Non siamo riusciti a mappare. E noi arrivavamo con una nave volante. Nave volante? Sì, sarà tutto disperso nell'oceano ormai. C'è ho sentito parlare, Doge. Ne abbiamo sentito parlare anche noi. Sono tecnologie che stiamo cercando di studiare. Abbiamo trovato già dei motori. Già mi è venuta una cosa che facevamo sulla nave. Se mi dai... tre pezzi di un pezzo di oro, aspetta, devo ricordarmi. Allora. Non ce li ho questi materiali qui. Vabbè, cos'è che deve fare questa roba? Tre pezzi di ferro, uno stick, due pezzi di legno e un pulsante. Che cosa? E riesco già a crearti un'arma nuova. Ok. Lo vado a dire al fabbro dopo, quindi. Ma adesso, infatti... Dopo. Questo è meglio dirlo dopo quando ritorna. Allora, se vuole, visto che lei è tecnologico, venga con me, venga. Perché qua abbiamo delle attrezzature. Comunque, Felipe, se vuole andare, tranquillo. Anche tu, Nati, se vuoi andare. Aspetta. Sì, sì. Aspetta, devo prendere le chiavi che mi sono dimenticato. Vabbè. Allora. Quando è che partono le navi per andare a Blackwater? Tra poco. Allora. Ho sbagliato cassa, scusa. Quindi oggi non parte nessuna nave. Ecco, ecco le tecnologie. Guarda, apri questa cassa, le do permesso di guardare. Vedi questi motori, tubi robusti, caldaia, motori. Questi qua sono molto vecchi. Ah, ok, sono molto vecchi. Questi sono tecnologie che abbiamo trovato per costruire veicoli. Costruire le navi? Sì. No, no, le navi, non le navi. Ah, aerei volanti, navi volanti, come dicevi tu, scusami. Ah, ok, ok. Però non vedo quello che potrebbe veramente farvi danno. È quello il problema. Beh, per ora abbiamo questo, non abbiamo grandi conoscenze di questa cosa. Abbiamo veramente conoscenze bassissime, ecco. Una cosa devo mostrarvelo. Noi avevamo tre categorie, perché la nostra era una repubblica. Ah, era una repubblica il vostro regno? Era nel cielo, un'isola nel cielo. Ho detto attenzione al Lich perché c'è un mob. Lo vede questo sfregio sulla mia faccia? Sì. Me l'ha fatto il Lich quando neanche avevo 5 anni. Cos'è successo? Mamma mia. Questo mob raro, come lo chiamano loro, è in grado di uccidere eserciti. Ce l'hanno sborsato. Non pianga. Si calmi. Purtroppo distruggerci come civiltà. Era l'ultima nave, stavamo scappando. Quindi lei è l'ultimo sopravvissuto di questa repubblica? Non so, eravamo metà pirati, metà corsari. Ah, quindi eri un pirata. Cioè, vabbè, un corsaro più che altro. Ha ucciso tutto l'equipaggio. Queste sono informazioni importanti, quindi sappiamo che abbiamo un nuovo nemico. Non solo... Venga a controllare la mappa. Questo essere non so come hanno fatto a domesticarlo. Quindi mi stai dicendo che noi abbiamo due grandi problemi, perché a Blackwater e al nord della nostra nazione ci sono barbari, a ovest mi sta dicendo appunto che ci sono vichinghi. Fortunatamente a est abbiamo un nostro vassallaggio e ci sono gli arabi dell'est, quindi abbiamo buoni rapporti in quell'area e siamo coperti. Ma adesso mi sta dicendo che abbiamo un nuovo nemico. I vichinghi siano stati spinti dai barbari. O i barbari hanno spinto. No, i vichinghi hanno spinto i barbari per venire a invadervi. Dobbiamo informarci, poi manderemo una squadra di esploratori appunto nella neve. Magari ci viene con noi e possiamo, grazie a lei, capire qualcosa in più.
Guarda, io adesso le consiglio una cosa, ora è un po' scosso. Per ora viva un po' la vita più serena possibile. Oggi faccia quello che è possibile per lei e in questi giorni organizzeremo una bella esplorazione. Va Io bene? forse ce l'ho un compito. Il compito sarà rifornirvi delle queste nuove armi per poter Quindi proteggere vorrebbe diventare in futuro, se ho capito bene, ovviamente senza sbagliarmi, vorrebbe diventare un meccanico carpentiere. No, sono qui per una missione, insegnare a chi deve farlo, perché è questo il mio compito, penso, da quello che ricordo. Ma se lei ha esperienza, non sarebbe meglio lei a diventare quella persona? Secondo lei? Dovrei fare centinaia e centinaia d'armi, hanno un esercito enorme. Ma lei dice queste? Ah! Sì, quelle. Ah, noi già l'abbiamo questa tecnologia, ce l'hanno portata quel ragazzo che è visto scendere sotto il Nether. Ci hanno insegnato a costruire cannoni, ha insegnato a fare tante armi da fuoco. Solo che adesso attualmente abbiamo solo cannoni per navi, armi da fuoco leggere e stiamo progettando cannoni e artiglierie in futuro. La cosa che noi non abbiamo è quella volante, per questo pensavo che parlavi di quelle volanti. Quella noi non Sì, l'abbiamo. quelle volanti le avevamo equipaggiate da cannoni noi. Ah, così potenti. Oh, salve, Noi Calogero. avevamo inventato un giubbotto in grado di fermare i proiettili. Questo è interessante. Lo zaino è un'invenzione inutile, è solo per portare roba. Lo so, infatti per noi è importante perché ogni tecnologia che sblocchiamo è importante per il nostro regno. Ogni passo, come ci ha insegnato un grande maestro. Sì. Primo passo sulla luna. Ma il fucile ve l'hanno già insegnato allora a Sì, noi fare. abbiamo anche il portadarme. Adesso in questo paese ci vuole il Ah. portadarme per usarle. Solo che i uomini sono grandi guerrieri di armi. Sono grandi cacciatori, quindi i marinai preferiscono usare le armi da fuoco più che i nostri uomini poliziotti. Allora sapete anche già dello scudo di Certo. Corpudder. A noi manca, te l'ho detto, come tecnologia che ancora non siamo riusciti a comprendere, è quella proprio dei veicoli volanti. Ne abbiamo sentito parlare, ma ancora non abbiamo fatto delle scoperte. Per quanto Penso riguarda le vogliono tecnologie, squadra abbiamo. miniatori come avevamo noi. Adesso penso abbiamo la signorina, che è di un altro villaggio che ci ha scoperto le tecnologie appunto per costruire fabbriche. Abbiamo già i capannoni pronti, stiamo parlando di acquisti e aste, infatti. Comunque, tra 7 minuti parte la nave. Ok, perfetto. Comunque, Allora no, no, scusami, era fuori da RP. Comunque, detto questo, io le do un consiglio. Adesso cerca di riprendersi un po'. Non si preoccupi. Farsi un giro, se ha altri ricordi, me lo faccia sapere. E adesso non si una preoccupi, cosa. cerca di rifarsi una vita. Mi Una cosa, la domanda è questa. dica. Se io volessi farmi la casa per conto mio, solo prendendo il terreno, si potrebbe. Perché nonna Giovinciulla ha detto No, è perché almeno me la faccio più grande di 4 blocchi in croce. boh, poi se la vuole poi farsela costruire bene, va bene, dai. Fatela di terra e poi la costruisci. Te la fai costruire da un costruttore. Faccio costruire da Giovinciulla, però Lo so, è impegnato con un ristorante, ha avuto un bel lavoro. Omino, un attimo, Aspetta, mi devi io devo. aspetta. Omino, tieni, devo dare solo una cosa mia. Omino, ho pagato No, io i giochi. ah, a posto, d'accordo. Devi solo pagare il 5x5, ok? Ah, perfetto, quindi te la costruisce la casa allora. Ah, come 5x5? Io avevo chiesto 4x4. Ho capito, non ho fatto io la casa, che cazzo devo dire? Ha Allora, fatto vieni a lui. fare 5x5. Tanto se te l'ha pagata lui. Calogero, vieni a pagare le tasse, vieni a prendere la nuova cosa. Cosa? Mi sono messo una cosa sul legno, Cosa? vale? Quel legno, là nel Nether, lo venderò solo io oppure anche il tuo scagliolo?
La roba del Nether è solo del Nether. Non esiste, non si può Ok, portare nel quindi mondo reale. io posso farci là un modo per piantarlo? Sì, lo puoi piantare in casa. Ok. Ma sempre nel Nether, sempre nel Sì, Nether. sì, sì, sì. Ok. Posso portare? Allora, per il terreno mi deve solo dare, aspetta un attimo solo. Abbi pazienza. Allora, per il terreno, dove sono i suoi documenti? Lo sai che mi sono dimenticato dove li ho messi? Ah, è qui vicino. Allora, lo vado a registrare nei documenti. Che? Può salire? Vabbè, subito arriviamo. Allora. Terreno più casa 5x5 sono 20 monete. Va bene? No, 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 questo non va bene. Oh, va quando si sta bruciando qualcosa, Calogio. Hai fatto? Signore, mi deve dare 20 monete. Di rame. Signor Siete voi in Omino. anticipo, dovrebbe partire in mezzo, mancano ancora 3 minuti. Calogero, intanto paga le tasse, dai. Eh sì, devo comprare anche Ok, non so, è sparito Omino. Quindi mi servono riserve nazionali perché tanto sono pieno di soldi. Documento Tanto 3. Calogero. Allora, Calogero, lei mi deve dire l'attività quanto è grande. 25x25. Allora, terreno, coltivazione, contadino. Allora, un altro terreno 25x25. Madonna, non si capisce un cazzo qua. Ma dove lo Ok, compro? cancella sta roba delle fedi qua, non serve più un cazzo. Calogero, contadino. Allora, terreno più attività 25x25, giusto? Oh. Dove cazzo non ti vedevo più? Ok, mi devi dare soldi per 100 monete. Più per la licenza 100 sono 200. Sono 100. Oh, 100. 100, 200. Più l'attività che è 50, 25 sono 50, 100, 300 mi devi dare. Ciao, già vinciuto. Infatti per questo devo andare lì. Aiuto qualche cannone. Tordo. Ah, vero, devo scrivere anche sta roba. Serve questo.
Vai, dammi 300 pass. 300? Da 200? 300. Quello mi dice Age, 200. Age, dai, bro. Vuole sentire una canzone? Vuole sentire una canzone? Mi dica. Venga con me nel nome. Aspetta, che canzone. Aspetta. Non posso, da ciò. Devo portare la nave di là, dall'altra parte. Ok. L'altro che si dimentica i soldi, Gesù Cristo. Certo. In questa che dirà. Madonna. Sono le 30, bisogna partire. Dove sono? No, aspetta, mannaccia misera, ad aspetta a me. Oh, ma esagerati proprio siete. Vabbè, nessuno mi ha detto di salire sulla nave prima di tutto. Allora. Allora, adesso sei libero. La puoi fare dove vuoi tu, basta, non ti metti da. Devi metterlo. Secondo me devi mettere una zona centrale dove tutti ti vedono, bro. Oppure posso fare un molo e la metto nel. Che? Faccio un molo e la metto nel muro. Aspetta, bro, io so solo che siamo pieni di soldi, non so dove metterlo. Allora, il programma mi tengo io tranquillo. Allora, lei intanto ha preso l'attività. Allora, l'attività la può fare dove preferisce. Sinceramente. L'attività. Dico il negozio, come vuoi chiamarlo tu, il ristorante. Secondo me devi farle un posto che la gente passa spesso. E dove però? Oh, o la fai al lato di là, dove sta il fabbro, che comunque la gente cammina tanto. O la fai da zona fiume anche. Oppure qua la puoi fare, che ne so, fai un ristorante come 25 per 25, non lo metterai mai qua. Esatto. Quello è il problema. Non lo posso fare, tipo faccio un molo. E lo metto nel molo. Ma tu sei scemo. Altre cose nel mare. E lo devo fare qua, non c'entra. Ah, intanto trova un posto, poi ne parliamo. Intanto fammi partire sta nave che mi stanno aspettando. Trova un posto e dimmi, perché comunque 25-25 non è piccolo, eh.